il posto a Antonella Polignano e Monica per la presenza velocemente. Quest'anno ci siamo dotati di cronometro per far rispettare i tempi al secondo. Iniziamo già male, siamo partiti. Antonella Putignano, la passione per l'astrologia nasce negli anni dell'università, dove si laurea in scienze biologiche. L'amicizia con Franca Mazzelli e poi con Francesco Astore le consente di approfondire e arricchire la sua preparazione. Dal 2012 partecipa ininterrottamente al congresso d'autunno presentando ricerche di geografia astrologica e indagando sulle corrispondenze delle città italiane con i vari segni dello zodiaco. Buongiorno a tutti. Parlerò di materia. Allora, la scoperta della questione meridionale, non solo come dislocamento del sito e dopo un lungo periodo in cui non si sapeva cosa fare in questo luogo, cioè se abbandonarlo o farne un museo o rimodernarlo, la soluzione è stata riviverlo, non per perderlo, per ritrovare e ad abitare le grotte. Anche in questo vedo una mentalità capricornina, che trova la strada più retta, non la più facile e moderna, ma quella saturnina più giusta e uraniana più ingegnosa. Gli abitanti sono tornati e la città, sotto nuovi propizi transiti, vive oggi una vera rinascita sociale e culturale. La sua storia cambiò quando, il 9 dicembre 1993, Matera divenne il primo sito UNESCO del Sud Italia. Avevamo in quel momento tutti i pianeti favorevoli al segno del Capricorno e fu la svolta che portò la città dimenticata e considerata una vergogna nazionale a recuperare la dignità antica. Il suo incredibile passato preistorico, sopravvissuto nelle grotte e nei giardini pensili, è arrivato fino a noi testimone di un rapporto armonioso con la natura, ma testimone anche della tempra inossidabile dei suoi abitanti. Infatti è il risparmio delle risorse, il continuo riciclo dell'acqua, insieme all'estrema laboriosità e alla perseveranza nei grandi sacrifici, alla capacità di resistenza pur di mantenere la dignità e l'autonomia, che ha permesso questo. Tutte queste caratteristiche hanno confermato l'appartenenza al segno del Capricorno di questa città. Vediamo infatti i transiti di quell'importante giornata: 6 Scorpione, Nettuno, 18 Capricorno, Urano Capricorno, Saturno in Acquario, Giove in Scorpione, Marte, Venere, Mercurio, Sole, tutti in Sagittario, tutti favorevoli al Capricorno. Non c'è, no, le carte non sono. Ho fatto tutta una cosa. Infatti, non c'è neanche un tema pubblicato, cioè non ha senso, secondo me. Non ho deciso così. Io ho fatto una cosa diversa. Un altro avvenimento, e possiamo sempre aggiungere il secondo. Altro avvenimento che ha contribuito alla crescita turistica e culturale ed economica. Arriva il 17 ottobre 2014, quando Matera è scelta come capitale europea della cultura per il 2019. Lo straordinario paesaggio rupestre materano è palcoscenico unico e suggestivo per i tantissimi eventi previsti in questo memorabile anno. E anche qui troviamo tutti i transiti favorevoli al Capricorno. Plutone Capricorno, Nettuno Pesci, Saturno Scorpione,
risorse, infrastrutture e ritardo. Nel Capricorno abbiamo Urano e Saturno che in questo segno rappresentano la lotta per difendersi dal gelo della stagione più fredda e cupa dell'anno. Questa lotta è condotta con l'aiuto della ragione Saturno, con rigore, la schiena dritta e il duro lavoro come unica religione, e Urano come capacità creativa e tenacia individuale. Si scava la pietra e il materiale scavato fornisce quello necessario alla costruzione, ingegnosità data dalla necessità. I blocchi calcarei ottenuti servono ad altre costruzioni, tutto ancora nel segno del rigore capricornino. A questi due primi pianeti, nel segno del Capricorno, si aggiunge l'esaltazione di Marte, che garantisce un'aggressività concentrata nell'autodifesa, senza concessioni alla pietà o ai sentimenti di caduta della luna. E a questo tipo di temperamento si deve la vicenda che si svolse nel 1514, data in cui culminò il omicidio la lunga vicenda del conte Giancarlo Tramontano. Anche qui ricevo a strade che ci parla di un'altra lunga del momento. Matera era riuscita quasi sempre a mantenere la sua autonomia col titolo di città regia fino a quando il nuovo re Federico I d'Aragona decise di infeudare la città concedendola per ricompensa dei crediti accumulati al titolare del seggio del popolo Giancarlo Tramontano. Cominciava così il difficile rapporto tra il conte e l'elite nobiliare materana, che mal sopportava l'ingombrante figura di un conte proveniente dalla borghesia, originario del Napoletano. Si legge dal suo tema natale tutto il suo egotismo, la sua aggressività col sole quadrato al Plutone. Il suo spregiudicato comportamento lo indusse, dopo essere stato al servizio dei dragonesi, a passare disinvoltamente sotto la protezione degli spagnoli, vabbè, che sconfiggendo i francesi diedero avvio al regno di Napoli. La sua sfrenata ambizione lo portò a farsi costruire un grande castello, a rafforzare le mura, ad acquistare altri feudi, tutto ottenuto aumentando le tasse. La crescente tensione dei cittadini e dei notabili esplose quando il 29 dicembre 1514 diverse persone lo aggredirono e, nonostante la sua estrema resistenza, lo uccisero. Quella strada si chiama infatti Via del Riscatto. Il cielo in quel giorno mostra Marte Urano in opposizione al suo sole. Questa intensa manifestazione di violenza è dovuta a un Marte risoluto a difendere la propria indipendenza a tutti i costi, con durezza e senza esitazione. La storia di Matera ci propone la stessa veloce determinazione in altri avvenimenti, come nel 1860 l'eccidio del conte Francesco Gattini, che ritardava l'assegnazione delle terre demaniali. Il primo sintomo di una ribellione delle agitazioni anti-Italia che scossero la Basilicata e altre terre dell'Italia meridionale e che portarono al fenomeno del brigantaggio. Infatti, durante gli anni seguenti si sviluppò il brigantaggio post-unitario, che non aveva carattere politico, ma essenzialmente sociale. Gli uomini che consideravano più onorevole conservare in tal modo la propria indipendenza che non piegarsi di fronte all'autorità. Le bande armate attive nel Mezzogiorno d'Italia, nel primo decennio successivo alla proclamazione dell'unità, erano formate nella maggior parte dei casi da quegli agricoltori o pastori
di tempra meno fianca e servile degli altri, dotati di selvaggia energia, che si ribellavano alle ingiustizie e ai soprusi dei potenti, e perduta ogni fiducia nella giustizia delle leggi dello Stato, si davano alla macchia, anelando vendicarsi della società che li aveva ridotti a quell'estremo. Affrontare ogni pericolo, sopportare ogni privazione e ogni fatica, ecco la vita quotidiana dei briganti. Marte, con la sua forza, ma anche Saturno e Urano, che garantiscono la sopravvivenza nelle condizioni più avverse, agiscono, dipingono, denunciano il carattere del brigante. Saturno è la rinuncia del superfluo, Urano è l'eliminazione dell'inutile. Quando la misura è piena, il Capricorno agisce senza pietà per raggiungere i propri risultati o ricorrere alla violenza e alla crudeltà. La natura combattiva di Matera è quella che la spinge per prima in Italia a ribellarsi con grande coraggio al fascismo. Infatti, il 21 settembre del 43, giorno dell'insurrezione della strage di Matera, il popolo materano insorge contro l'oppressione esercitata dall'occupazione nazista, con l'estremo sacrificio di 26 persone, sia civili che militari. È sempre l'indomabile spirito combattivo del Capricorno che si rivolta contro l'oppressione. I tre pianeti del Capricorno si trovano nei gemelli, in trigono nel nostro segno, e in particolare Urano e Marte sono congiunti. Il fascino di Matera è evidente guardando numerosi film, cambiando argomento, che si sono stati girati, moltissimi. Ricordo fra i tanti, Vangelo secondo Matteo di Pasolini, è la fiction televisiva popolarissima che si intitolava La Tataranni. Tutto ciò è dovuto a Giove in trasparenza che ne fa un set naturale tra i più suggestivi. La vera emozione oggi è camminare nei vecchi quartieri storici dei Sassi, scendere per strada e addentrarsi nelle stradine antiche, con lo sguardo che spazia nella brulla gravina e che si stende oltre l'abitato. Camminare nei fianchi scavati dalla pietra, essere immersi in questo sito archeologico è arrivato fino a noi abitato. È un ambiente che fa pensare a quanto fosse dura la vita lì. Bisogna fermarsi, stare in silenzio, pensare, scoprire una cultura legata ai segreti della natura, al rapporto con la terra, con gli animali, con la sopravvivenza. Tutto è essenziale, senza sprechi, tutto questo sotto il segno rigoroso del Capricorno. E come sempre, la conferma dell'appartenente di un luogo a un segno zodiacale si evidenzia dal cibo e dalla cucina. A Matera, come non citare la semplicità della cucina tradizionale, dove il pane è protagonista. Gli ingredienti essenziali sono la farina, il grano duro, il lievito madre, il sale e l'acqua. Una lenta lievitazione che porta a una lunga durata di questo pane. Anche qui troviamo i valori del Capricorno, nel rigore e nell'austerità delle pietanze. Dignitosamente nutrienti, ma senza indulgere in complicazioni e appendimenti. Cibo per vivere e lavorare dignitosamente, col poco che c'è. Per fortuna quel tempo è passato e oggi a Matera i piatti tipici come la ciambella, il pane cotto e la capriata sono richiestissimi e di gran moda, in una Matera ricca di bellezza, di turisti e di benessere. Potremmo andare a sbagliato, perché è californiano.
No, sul testo è il maestro come Giuliano. È lei che ha dimenticato di mettere la mappa sugli atti corretti. Sugli atti corretti. Infatti parla sugli atti di un quadrato Sole e Plutone. Sì, che lì non c'è. Che lì non c'è, sì. Sì. Che lì non c'è, quel disegno messo. Lì non c'è. No, è troppo largo, sì. No, i segni ha preferito non metterli quest'anno perché tanto però li ha li denuncia tutti, cioè li scrive sulla relazione con tutti i vari aspetti. Ha preferito non metterli. Sì, ma quello ti volevo chiedere. Quello è molto interessante la tua ricerca personalmente. Tra l'altro io adoro, mi sono interrogata che segno potesse essere. Ed ero molto indecisa, beh, sempre terra, tra il Capricorno e la Vergine. Cosa ti ha convinto? Perché secondo me la Vergine è più indirizzata attraverso la tecnica, la Vergine riesce lavorando a produrre positivamente e a trasformare. Capricorno invece riesce ad essere più duro, più chiuso, più la Vergine è puli, preciso, lineata, le grotte a casa non avevano niente né di pulito né di ordinato, era un posto preistorico. Però anche l'umile e l'unità è una parola della Vergine. No, non è una polemica, è una curiosità. Sì, sì, le distinguo, ho pensato a lungo. No, allora, io avevo pure ipotizzato il toro. Franci, il microfono, anche io avevo ipotizzato il segno del toro. Altra terra. Cioè, altra terra. Ma sono stati poi transiti. Cioè, poi Antonella ha deciso, perché ha deciso lei per il Capricorno. Perché comunque poi i transiti che aveva visto. I transiti, sì. Definitivamente interessante, perché proprio l'idea del passaggio dallo schifo a questo punto, lo sfratto, lo sgombro, il governo, che la distruzione, l'abbandono, a questa meraviglia che si vede, che adesso tutti vogliono veramente, è bellissima. E lì c'è stato un processo di gentrificazione pazzesco. Proprio con il Capricorno verificato, che ha verificato tante altre cose, ma te la verifica. Lo dice, anche se non si è capito, ma lo dice la relazione. Lo dice che dal 93, giusto? Sì. Dagli anni 90, quando il Capricorno ha tutta questa onda lunga fino adesso, di Nettuno, di Plutone, di Urano. Grazie.